Buongiorno amici, oggi ci troviamo al Pian della Loa, più precisamente siamo nel parco naturale di Fannes Sennes e Braies. Oggi proviamo ad andare al lago di Limo, che è un piccolo lago alpino, una breve passeggiata, 800 metri di dislivello e si parte da qui. Allora il nostro giro parte da qui, dal parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina, che porterebbe a Malgarastua, ma noi andremo verso la Val di Fannes o la Val Traveranges, seguendo il sentiero numero 10 e si scende da qui. Il bello di questa parte del parco è che qui troviamo il picchio nero e come vedete se ne vede la sua presenza dai vari buchi che sono stati fatti sugli alberi. Avendo un po' di fortuna si sentono anche quando picchiettano nel legno. Si arriva al primo bivio e siamo al Pian della Loa, ma noi manteniamo sempre la nostra sinistra. Sentiero sempre numero 10. Arriviamo al primo ponticello, qui possiamo anche capire le varie piante che noi vediamo. Eccolo qui. E si apre già una vista meravigliosa, spettacolare, spettacolare. Noi seguiamo sempre il numero 10, rimanendo sulla destra. Qua sotto il canyon della cascata di Fannes e il salto è da questa parte. Ta-da! Che hanno rifatto anche il bel vedere. Wow! Bello! Mentre da lì parte la semplicissima ferratina delle cascate di Fannes per andare a vedere il salto d'acqua e ritorna dall'altra parte. Qui siamo a Lago Usiei e c'è la tabella che ci dice Valle di Fannes, Lago di Limo. Direi che la piccola deviazione è servita. Bello, bellissimo, salta d'acqua, bellissimo. Proseguendo per il nostro sentierino, vedete, lì ci sono già le tabelle che ci riportano comunque sulla strada bianca di prima. Bellissimo, spettacolare, questa valle è una delle più belle secondo me. Bella, bella, bella. E voilà! Ecco la cascata dello sbarco. Bene, dopo aver fatto una splendida doccia fredda alla cascata dello sbarco, visitabile con una piccola deviazione di 5 minuti, si può solo vedere però, perché per chi vuole affrontare il sentiero delle cascate è un sentiero attrezzato, quindi serve comunque la necessaria attrezzatura.
Quindi dicevamo, dopo una bella doccia fresca, perché direi che di acqua ne ho presa in 5 minuti, noi siamo di nuovo su questo sentierino. Comincia a farsi un po' più pianeggiante, perché stiamo arrivando comunque nella piana, e lì di fianco scorre sempre il nostro Rio Fanes, che dà genere a tutte le cascate un po' più sotto. Bello, bellissimo, fresco, freschissimo. Andiamo avanti. Polpetta curiosa ha visto che c'è un ponticello e quindi voglio andare a vedere che cosa c'è. Bello. È impossibile non fare tutte queste deviazioni. Bisogna pure andare a vedere cosa c'è in giro, no? Ci sono un sacco di cascate bellissime, una più bella dell'altra. Bisogna vederle tutte. Tutte. Le pendenze sono cambiate, siamo quasi pari al piatto. Una piccola slavina di neve che ha fatto un piccolo accumulo. Ormai stiamo arrivando sul piano e quindi vicino al nostro laghetto. Se si vedrà. Mi sa che ancora un po' di neve sopra ce l'ha. Pieno, 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 pieno zeppo di marmotte. Allora, qui siamo arrivati ad un bivio. Si può seguire sia il 10 che il 10A. Allora, noi adesso tentiamo il 10A e vediamo quanta neve troviamo, perché comunque stiamo andando a 2100 metri. Alcune esposizioni sono a nord e ci sono gli accumuli di neve come su questa strada. Le prime due anime incontrate oggi. Oh mamma, io se non ho capito male, con la fortuna che ho, devo fare una forcella. Vabbè, andiamo avanti e vediamo dove ci porta questo sentierino. Ce n'è di neve, ma noi abbiamo la primavera che sta arrivando anche qui. Qui siamo ad un incrocio, se si segue il 10 si arriva da lì, facendo il 10A comunque si arriva sempre sulla solita strada bianca, direzione Pederù, sentiero numero 11, dovrebbe essere un tratto relativamente breve prima di vedere il lago, perché dovrebbe essere qui dietro, dovrebbe. Non si sa. Cammina, cammina, cammina. L'ultimo tratto purtroppo c'è ancora tanta neve. Vabbè. Ed eccolo qui il lago di Limo, signori. È ancora congelato. È ancora congelato. E siamo al 20 maggio. Bello. Bello. Si può anche fare il giro. Vediamo un po'. Ecco. Di qua passa anche l'alta via numero 1, bello. Fare il giro un po' complicato perché su tre quarti di percorso c'è ancora neve. Ta-da. Ci sono arrivato! I like! Questo di fronte al Col Becchei, completamente libero dalla neve, quindi è anche fattibile farlo. Si sale nel sentierino lì, poi si gira la spalla e si arriva su. Bellissimo vedere un lago che si sta ancora scongelando. Un crocione là in fondo. Per il rientro facciamo lo stesso sentiero di andata. Riprendiamo il nostro 10A, perché per raggiungere gli altri rifugi che ci sono in fondo c'è troppa neve e non avendo comunque le calzature adeguate ho già le rane nelle scarpe, quindi direi che si può anche tornare indietro e comunque i rifugi adesso sono ancora chiusi.
Invasione di marmotte. Fanno di quei rave party qua. Eccola lì. Eccola. Eccola. Oddio, corrono dappertutto. Bellissime. Guarda quante. Che belle. Facciamo il rientro per il sentiero delle cascate, che si prende al bivio dove si va a vedere, dove siamo stamattina, siamo andati a vedere quella cascata gigante. Facendo questo sentierino si percorre tutto il fondo del canyon invece che stare sulla strada bianca di stamattina, e vi fa vedere tutto il rio, il torrente Fanes con tutte le sue cascate. Bello. Qui si arriva proprio a pelo d'acqua. Ah, dobbiamo passare di là. Ta-da! Spettacolo, piscinette. Bus dell'Orso, e noi continuiamo per il sentiero dei canyon e delle cascate per ritornare alla macchina. E attenzione, 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 tra un po' guardate cosa si apre. Ta-da! Un ponticello sospeso. Spettacolo! Oh mamma, che roba! Guarda che roba!
Bello, eh? Forte! E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e quando acqua viene giù, diciamo i rubinetti, olè! Tu. Scendiamo di nuovo vicino all'acqua, il sentierino sta là. Scendi e opla! Bellissime! Guarda che robetta! Spettacolari! Wow! E scendi un pochino fino a quel ponticello là! Guardate che roba! Spettacolare! Bellissimo! Bellissimo! Il rientro, mi raccomando, dovete farlo per il sentiero delle cascate del canyon. Anche qua tutto un sentierino predisposto con scalini di tutto e di più, ma vedete di quelle cascate che sono fantastiche, non si possono perdere, una più bella dell'altra. Da una parte il salto dell'acqua e dall'altra sembra di essere in quei canyon californiani, cioè... bello, indescrivibile, bellissimo sto percorso. Ripassiamo il torrente di nuovo con un altro bel ponticello. Ta-da! E lì ci deve essere un salto d'acqua fotonico e gira tutto intorno alla stanza. Eccoci di nuovo, Bus dell'Orso. Val di Fane, siamo saliti stamattina, questo lo avevamo visto, il sentiero del canyon delle cascate l'abbiamo fatto al rientro e di nuovo siamo sul nostro sentierino di ritorno alla macchina. Bene amici, allora con questo sfondo della cascata dello sbarco che prima ci siamo passati sotto, io concludo qui il mio video. Quindi partendo dal parcheggio che va da Maigara Stua, si sale tutto fino al pian della Loa, sempre in direzione Rifugio Fanes, e siamo andati al lago di Limo, sempre seguendo il sentiero numero 10. Poi ad un certo punto si interseca con il sentiero numero 11, ma in 10 minuti si raggiunge a vedere questo piccolo laghetto alpino. E... è un giretto facile, non presenta nessun tipo di difficoltà, è tutto su strada bianca, percorribile anche con le biciclette, serve solo un po' di allenamento perché sono all'incirca 800 metri di dislivello. Se il video vi è piaciuto metteteci un like, bacio, alla prossima, ciao!